agli eventi luttuosi che hanno segnato il Paese. Ci fu una mobilitazione corale di cui ancora le genti friulane sono grate e che a loro volta poi hanno portato in giro per l'Italia come solidarietà in occasione di analoghe tragedie, soprattutto attraverso lo strumento della protezione civile. Ma come è stato detto, ci fu anche un positivo raccordo tra le istituzioni, tra lo Stato, la Regione autonoma, i sindaci che furono in prima linea e tutti insieme, senza scandali, vorrei sottolineare, senza scandali e senza furti, come purtroppo altre volte è avvenuto, fu possibile ricostruire quasi dalle fondamenta alcune importanti cittadine come Gemona, come Artegna, come Tarcento, riuscendo al tempo stesso a dare loro solidità, modernità e mantenendo tuttavia il carattere della comunità che le abitava. Grazie, e onorevole, della loro storia. Grazie. Grazie onorevole Gigli. Onorevole Rizzetto. Grazie Presidente. Beh, è piuttosto emozionante per me da friulano ricordare questo tragico avvenimento. Ricordiamo 989 morti, 45 comuni interamente rasi al suolo. Il 6 maggio del 1976 il Friuli è stato colpito duramente. Una terra che comunque ha saputo negli anni e nei mesi seguenti ricostruire quello che i friulani chiamano l'Orcolat, il terremoto ha distrutto in pochi minuti, in pochi secondi. Una terra che ha rialzato la testa, Presidente, dopo quasi 1000 morti, ed una terra che dopo qualche minuto da questa tragica calamità si è alzata le maniche della cosiddetta camicia e ha ricominciato di fatto senza particolari aiuti da parte di nessuno a ricostruire e a riprendere effettivamente tutto quello che era stato raso al suolo. Negli anni, Presidente, e chiudo, voglio ricordare che il popolo friulano, attraverso gli alpini, attraverso le associazioni che ricordano bene quanto nel 1976 è accaduto, il popolo friulano si è sempre dimostrato, tra l'altro anche in occasione di altre calamità in Abruzzo e da qualche altra parte, pronto in prima linea ad aiutare coloro che effettivamente avevano subito e stanno subendo lo stesso tipo di tragedia. Quindi grazie. Il nostro è un ricordo emozionato. Grazie. Grazie onorevole Rizzetto. Onorevole Pellegrino. Grazie Presidente, io ringrazio anche l'onorevole Fedriga che ha posto a quest'Aula questo ricordo che 39 anni fa ha colpito il Friuli Venezia Giulia, anzi per la precisione proprio la comunità friulana. 39 anni fa, sì, tantissimi, e ancora ce lo ricordiamo che all'epoca il popolo friulano si è rialzato immediatamente, ma non possiamo dimenticare però un fatto, che all'epoca il Parlamento, lo Stato, la Camera, nel giro di brevissimo tempo ha destinato del denaro per il popolo friulano, ha chiamato un commissario, era il commissario Zamberletti, che è riuscito a mettere insieme tutta la popolazione e coadiuvarla perché si potesse ripristinare immediatamente il nostro paese, il nostro Friuli. Tutto questo purtroppo non è accaduto nei terremoti successivi. Ma vogliamo proprio dire questo, sicuramente il popolo friulano è stato meraviglioso, è stato